ormai i playoff sono un obiettivo e non più soltanto un sogno. Sì, diciamo che comunque rimangono un sogno, non vogliamo strafare, vogliamo pensare partita dopo partita e niente, quindi noi ci speriamo, ecco. Poi quello che facciamo in allenamento cerchiamo di farlo riflettere anche in partita e per adesso i risultati si vedono. Speriamo di continuare su questa striscia positiva. Qual è stata secondo te la chiave della partita? Ma diciamo che insieme la squadra, ormai sappiamo che comunque Legna molte volte viene presa a uomo, quindi ci stiamo allenando anche su questa cosa e niente, no, la differenza l'ha fatta la squadra insieme, ecco. Che cosa è mancato per portare a casa questo risultato? Ma guarda, ci aspettavamo una partita combattuta e così alla fine è stata. Casalgrande è una squadra che conosciamo molto bene, ha una formazione di tutto valore e hanno un gioco che ci mette in difficoltà, infatti si è visto anche stasera. Abbiamo subito molto le penetrazioni dei terzini e il loro gioco veloce. Per quanto ci riguarda ci abbiamo provato fino alla fine, probabilmente ci sono stati un po' troppi errori in attacco, che troppi tiri dai 6 metri sbagliati e probabilmente in una partita del genere pesano un po' troppo. Siete ancora al quarto posto perché Cassano Magnago ha vinto. Come vedi il proseguo della stagione delle assenze, anche al netto delle assenze pesanti che dovete registrare? Assolutamente, come hai detto tu, probabilmente abbiamo sofferto un po' troppo le assenze, ma non deve essere una giustificazione assolutamente, perché abbiamo dimostrato che siamo capaci di giocarcela con tutte. Probabilmente dobbiamo trovare un po' di nostro equilibrio, che ancora ci manca, un po' di fiducia, perché comunque possiamo giocare alla pari con tutte. Lavoreremo sodo per continuare a vincere.